Salve a tutti amici e bentornati sul nostro canale. Oggi vi faccio vedere Range Rover Sport. Abbiamo tolto questo, sostituzione quindi monitor, c'aveva l'8 pollici, display resistivo. Recupero di tutte le funzioni originali, comandi al volante, retrocamera parcheggio, sensori di parcheggio, più tutte le funzioni aggiuntive che abbiamo integrato. Vi mostro tutto. Eccoci qua amici. Allora, Range Rover Sport abbiamo detto. Vi faccio subito vedere da un paio di angolazioni questo spettacolare monitor che va a riempire gli angoli della cornice. 10 pollici e 25 la diagonale. Full HD multitouch capacitivo. Nonostante il monitor originale fosse un display resistivo da 8 pollici. Che cosa andiamo a ottenere? Immancabile il CarPlay, quindi CarPlay in modalità wireless per gestione di messaggistica, musica, quindi mappe, quindi chiamate, quindi comandi vocali, abbiamo lo split view, CarPlay che mancava in macchina, quindi una delle principali motivazioni per la sostituzione dello stesso. Abbiamo poi nelle applicazioni generali, col sistema Android aperto e di servizi di Google, o logicamente YouTube, abbiamo il Play Store, abbiamo la navigazione offline, abbiamo il recupero della schermata originale, quindi nella sezione FM piuttosto che CD, piuttosto che USB di serie, non andiamo a perdere nessuna funzione, i comandi al volante che andiamo a recuperare, la visualizzazione grafica, la visualizzazione importantissima della retrocamera. Ci recupera come, anzi ci aggiunge come funzionalità, a dire il vero, la riproduzione di file, in questo caso musica, della memoria interna, perché abbiamo ben 8 GB di RAM e 64 di memoria integrata, anzi 128. Abbiamo aggiunto, oltre alla USB nativa del veicolo, anche altre ingressi USB per la gestione non solo di musica, ma anche di video, di foto, film, documenti, veramente tutto, quindi gestore file multimediale.